Mobilità sostenibile e territorio, questo è il tema del quaderno 47, Direzione Futuro, soluzioni territoriali di mobilità sostenibile, coordinato dall'Ufficio Studi e Ricerche della Fondazione CRC, presentato durante la quarta edizione del Cuneo Bike Festival, un momento di riflessione e confronto su un tema più che mai attuale. 10 indirizzi strategici che potrebbero favorire lo sviluppo futuro della mobilità territoriale in chiave sempre più sostenibile, resi noti proprio durante la settimana europea della mobilità sostenibile. Credo che dalla ricerca venga fuori abbastanza chiaramente che Cuneo ha delle dinamiche di mobilità un po' controintuitive, come del resto anche molta parte dell'Italia. Ad esempio, le distanze che a Cuneo si percorrono sono per la maggior parte distanze brevi, il 55% delle persone si sposta per distanze inferiori ai 5 km. Mentre noi siamo abituati a pensare che tutti facciano 20 o 30 km al giorno per arrivare al lavoro o a scuola o dove vogliono arrivare. Un altro tema interessante, di nuovo, che vale anche a livello nazionale, siamo abituati a pensare che tutti si spostino solo per lavoro o per andare a scuola, mentre invece 2/3 della mobilità che caratterizza la provincia di Cuneo è mobilità cosiddetta non sistematica, quindi mobilità per tempo libero o per gestione familiare. L'ultimo tema interessante riguarda il fatto che in provincia di Cuneo, come dire, ancora nel 2024, e questo però non credo che sia una sorpresa, l'automobile resta il mezzo di trasporto privilegiato, con circa 2/3 degli spostamenti che vengono compiuti con questo mezzo. Il trasporto pubblico in provincia di Cuneo ha comunque un ruolo importante con le combinazioni di treno e di autobus, anche se la ricerca ha fatto vedere che ci sono alcune criticità da risolvere, una fra tutte il fatto che ad esempio il trasporto su gomma è utilizzato prevalentemente dagli studenti, mentre invece si fa più fatica ad attrarre chi si sposta per lavoro. Allo stesso tempo, mi sento di dire, la ricerca ha anche evidenziato che il territorio ha delle potenzialità enormi e che si possono mettere a sistema tantissime buone pratiche del territorio. Ad esempio, appunto, sempre parlando di gestione di autobus, ci sono tanti sistemi interessanti come i sistemi di trasporto a chiamata, quindi degli autobus che possono essere utilizzati al bisogno e che quindi non hanno delle corse regolari, ma sono dei sistemi più ibridi e flessibili. La velostazione che esiste adesso alla stazione ferroviaria di Cuneo è altrettanto interessante. E quindi ci sono, secondo me, molte esperienze che il territorio ha e che sono positive. Probabilmente un altro sforzo che il territorio deve fare è cercare di prendere queste singole esperienze e cercare di metterle a sistema in uno sforzo un po' più organico. Noi abbiamo realizzato questo quaderno come di consueto come ufficio studi della Fondazione CRC, perché la Fondazione, oltre alla propria attività progettuale erogativa, si è dotata nel tempo di questo sistema, provare ad approfondire dei temi di interesse ma soprattutto di prospettiva per il territorio e farlo in una chiave nuova. Allora, di mobilità, di infrastrutture per la mobilità si parla da sempre e anche in termini molto critici e di problematiche. Che per la provincia di Cuneo abbiamo provato ad abbinare il tema della sostenibilità per chiederci a che punto è il territorio della provincia in termini di una mobilità pulita a misura di persone, a misura di cittadini. Le risposte sono in alcuni casi anche inedite, in altri casi seguono un po' gli elementi che da livello europeo, da livello degli studi anche internazionali ci mettono in evidenza il fatto che in un territorio come il nostro, che è un territorio con un patrimonio naturale importante ma con dei rischi e dei problemi di isolamento, forse la soluzione può essere quella proprio di cambiare il punto di vista e quindi, in un'ottica di sostenibilità, ripensare anche ai grandi progetti infrastrutturali che vengono chiesti per connettere il nostro territorio al resto d'Italia, al resto del mondo, in una chiave diversa, in grado di coniugare le necessità di spostamento delle persone ma senza disperdere appunto quel patrimonio che è un po' il fondamento su cui si pensa possa esserci un futuro anche di attrattività della provincia di Cuneo. Penso che ci siano dei cambiamenti che a volte si vedono dopo che iniziano a svilupparsi. Per esempio, il quaderno evidenzia come ci siano stati dei cambiamenti importanti dopo la pandemia, su cui non c'è tanta conoscenza, ci si sposta meno, ci si sposta paradossalmente per
diciamo anche traiettorie più brevi, ci si sposta di più forse con dei mezzi alternativi all'auto, anche se l'auto continua ad essere il mezzo più utilizzato. Allora il cambiamento passa anche per un cambiamento culturale, non solo dei cittadini ma anche dei decisori che devono capire come investire in mobilità pubblica e in mobilità alternativa alla ruota. Noi stiamo studiando da diversi anni quelli che sono praticamente le abitudini dei nostri studenti, evidenziando che praticamente i ragazzi che vivono vicino alla scuola preferiscono utilizzare l'automobile rispetto che utilizzare metodi di mobilità più dolce, come può essere andare a scuola in bicicletta oppure andare a scuola a piedi. E per incentivare, diciamo, questo cambio di prospettiva, cioè incentivare l'uso di mobilità differenti, quindi più biciclette o andare a scuola a piedi, praticamente abbiamo attivato un progetto che si chiama Ride to School, che prevede